E parliamo appunto adesso di scuola. A Guidonia c'è il problema della mancanza di asili nido, soprattutto problema della manutenzione e della ristrutturazione di parecchie scuole e altri problemi, diciamo, anche legati alle società che hanno in appalto le pulizie, per esempio, che spesso hanno creato dei problemi. Faccio l'esempio a Colle Fiorito di Guidonia, alla scuola lì a Via Rosata. Allora, complesso di Via Rosata. Di quest'ultima domanda che mi hai fatto, l'unica cosa è che il lavoro, le aziende non devono venire più da Pomezia, da Fiumicino, da altre parti. Da Guidonia stesso. Ma devono venire da cooperative nate a Guidonia, con gente di Guidonia e con le forze di Guidonia. Questo deve essere l'incentivo. Perché dobbiamo? Ma noi, perché non è che noi non vogliamo prendere, ma abbiamo bisogno a Guidonia di far lavorare la gente. Ma non è che noi ci possiamo, già ce n'è poco di lavoro, però non è che ci possiamo permettere ancora di prendere. È fattibile una cosa del genere? Cioè, si può fare a livello legale? Perché penso ci può essere anche, no, un benissimo problema legale. Io sarei pure del parere di fare dei concorsi, fare gli inservienti tramite concorso, fare delle mense per concorso, ma devono essere gente di Guidonia. Poi il sistema giuridico si trova come lo trovano per prendere l'azienda di fuori, faremo del tutto per fare qualche cosa per Guidonia. Quindi in questo ci arrangeremo pure noi, bravi a farlo. Però la gente deve essere di Guidonia, o almeno la manodopera deve essere di Guidonia. Certo, è ovvio, mi pare una buona idea per rilanciare il lavoro a Guidonia. Per quanto riguarda le scuole, vogliamo aggiungere qualcos'altro? Allora guarda, qui ci sono dei quartieri, ma anche Guidonia stessa non c'ha un asilo nido. E noi vediamo una città grande, che diciamo sempre, ci riempiamo la bocca di una città di 90.000, 100.000 abitanti dove non esiste un asilo nido, significa che questa è una città da terzo mondo. Questo è un problema che c'era anche 5 anni fa. Sì, ma c'era problema. Anche c'era, è stato anche affrontato questo problema. Allora, anche 10 anni fa c'era. Il problema non è stato mai affrontato, perché poi hanno fatto delle scuole, sì, che erano adibite ad asilo nido, però per necessità delle scuole materne sono diventate scuole materne. Quindi noi ci dobbiamo attrezzare per fare gli asili nido qua, o magari fare qualche cosa come fanno a Roma, delle trattative pubblico-private per gli asili nido, dove ci sia un po' di privato e un po' di pubblico e che si tira avanti.